Io conto di avere l'insediamento diciamo tra il 5 e il 10 di aprile, la scadenza è il 9, e mi piacerebbe ovviamente presentarmi con una squadra completa che possa cominciare veramente a parlare con i sardi relativamente a quelli che sono i problemi principali che noi dobbiamo affrontare. Grazie, buon lavoro. Grazie. Adesso parlerete dell'organizzazione politica e quindi del prossimo appuntamento con le amministrative. Il Movimento 5 Stelle come pensa di potersi organizzare? Replicate l'accordo regionale? Noi vogliamo lavorare con la coalizione, riteniamo che sia l'unica strada possibile, e quindi i nostri tavoli di lavoro sono già partiti con gli alleati nelle città principali, e quindi è importante mantenere questa strada. È stata una strada vincente, siamo risultati credibili, e quindi è importante riuscire anche a ripresentarsi con la stessa credibilità anche agli appuntamenti amministrativi. Ecco, da questo punto di vista si parla di collegare anche trattative per la giunta alle candidature per le amministrative, è un discorso unico o sono discorsi diversi? No, io credo che sia importante garantire la stabilità della coalizione, quindi per quanto mi riguarda io voglio parlare di governi di giunta, non mi occupo di amministrative, chiaramente non me ne devo occupare, mi importa però che ci possa essere questa coesione che abbiamo anche raggiunto con tanta fatica mantenuta per le amministrative, quindi sto seguendo con attenzione i tavoli per le amministrative, ma solo ed esclusivamente allo scopo di avere una coalizione contenta e coesa che potrà supportare il candidato o la candidata che verrà scelta con la stessa convinzione con cui ha supportato me. Ecco, rispetto alla giunta, quindi l'idea è che chi ha eletto consigli regionali possa avere un posto anche nella squadra di governo? La cosa che ho detto in maniera molto chiara è che contano i voti presi, i contributi alla coalizione, abbiamo detto che anche le forze politiche più piccole avranno in ogni caso riconoscibilità, magari non in giunta direttamente, ma sicuramente nel governo della regione certamente, perché è importante dare anche segnali del fatto che ognuno che ha portato un contributo venga rispettato anche dal punto di vista politico, quindi l'obiettivo è proprio quello di dare rappresentanza alle forze di coalizione che si sono spese. Sì.